Il legame è fondamentale, diciamo che continuiamo a parlare di spopolamento, ma il vero contrasto allo spopolamento noi dobbiamo trovare la soluzione proprio nell'agricoltura, che è ancora un'area, questa qui delle Madonie, vocata all'agricoltura, all'agricoltura della qualità, di qualità, e può essere capace non solo di trattenere tanti giovani che hanno voglia di lavorare liberamente in agricoltura, ma può essere anche capace di far arrivare manodopera, ma anche di far arrivare gente da fuori che possono trovare nell'agricoltura di qualità le occasioni di sviluppo di un intero territorio, che non è solo quello del territorio, perché produrre oggi in agricoltura significa garantire salute a tutti i consumatori. C'è da dire che le istituzioni locali, tutti noi sindaci del territorio, siamo a fianco dei nostri agricoltori, perché per noi agricoltura significa l'economia di tutto un territorio, è la prima nostra risorsa naturale, e quindi il governo regionale e nazionale devono ascoltarli, perché ci sono veramente delle cose da sistemare e da aggiustare. Come vedete è una manifestazione pacifica assolutamente, però ci sono delle cose che non si può più andare avanti così. Serve maggiore attenzione e maggiore tutela per la specificità dei prodotti territoriali. Non è possibile che i costi di produzione siano elevati, ma i prezzi di vendita siano allineati ai prezzi di vendita dove ci sono aziende di grosse dimensioni. I nostri agricoltori, le nostre imprese agricole e zootecniche hanno deciso di continuare ad investire in territori difficili, e quindi lo Stato e l'Unione Europea deve aiutare questi insediamenti, soprattutto il ricambio generazionale nell'agricoltura e nelle altre attività primarie. Chiediamo chiaramente un maggior intervento in termini di interventi infrastrutturali. Quando parliamo di infrastrutture parliamo di viabilità, di acquedottistica rurale e quant'altro. Al tempo stesso per gli agricoltori chiediamo che si abbassino nuovamente i prezzi dei mezzi produttivi, dai concimi al gasolio agricolo, e al tempo stesso vengano riviste talune norme contenute nella PAC, soprattutto in materia di abbandono dei terreni. Questo è quello che noi chiediamo, ecco perché siamo qui, siamo solidali e chiaramente per quello che possiamo fare, e speriamo che chiaramente questa grande manifestazione di popolo e di gente chiaramente trovi i giusti riscontri da parte delle autorità preposte.